sono molto bravi, sono poliedrici e quindi hanno assemblato sicuramente tanti contenuti di valore. È stato un mix, secondo me, veramente ben congegnato di cose tecniche, razionali e di cose invece spirituali e molto profonde, quindi complimenti sicuramente. Emozionante e illuminante allo stesso tempo, soprattutto gli ultimi esercizi prima di andare via. Io non ho mai fatto meditazione, da adesso penso che di volermi proprio avvicinare a queste pratiche. Poi finalmente diciamo che abbiamo conosciuto di persona Davide Enrico, che abbiamo sempre visti online. Molto bravi, nel senso che secondo me il fatto che si mettano così a nudo è veramente inedito. Per me è entusiasmante, mi ha arricchito e mi ha aiutato ad integrare qualcosa che sentivo ma non ero capace da sola. E metterci tanto amore, quell'amore vero e sincero nelle cose che io ho scoperto ora. A volte viene soffocato sotto le finanze, sotto l'organizzazione, sotto il management, sotto tutte quelle pretese di camicia, cravatta. Ahimè, dobbiamo tornare veramente a essere artisti, manager di noi stessi e delle nostre situazioni. Fede, fiducia, flessibilità e fermezza. Non esiste la sfiga, occasione più preparazione. E tu andrai avanti dritto come un razzo, dove vuoi tu. Bellissimo, fantastico. Ti sta piacendo? Molto. Cosa? Mi sono alzata rinata proprio. La meditazione finale secondo me è stato il tocco, la bacchetta magica. Ti fa riscoprire passo passo te stesso, sempre più in introspezione. Mi è piaciuto un sacco la parte dove ci si scambiava con un compagno sconosciuto. Ho tirato fuori qualcosa sia di me sia della persona che non conoscevo. Vorrei trovare qualcosa che serva al mondo, che non sia un lavoro sostituibile da un robot. E mi ha ricordato i vecchi amori della mia vita, di quando ero piccola, di tutti i desideri che avevo, Madonna, e di tutte le cose che volevo realizzare, che ho abbandonato e che non vedo l'ora di riprendere. Ci sono alcuni aspetti che vorrei migliorare nella mia vita e cioè, non è che voglio prenderla e buttarla via e stravolgerla, però vorrei iniziare ad ascoltare un pochino più quella vocina famosa che ogni tanto ci parla. Tendo sempre a vedere quello che mi dicono gli altri e non quello che sento che mi parte da dentro. Scremare il polverone che ho dentro di me per riuscire a capire quelli che sono veramente dei valori è stato un lavoro di coerenza e anche di onestà verso me stesso che non è stato facile. Benissimo, meglio di ogni aspettativa. Si sono superati rispetto a quello che pensavo io. Pensavo alte, ma non così. La bellezza ha il suo fascino e la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica direi che è notevole qua. Sono grazie. Talmente bravi che non si può sbagliare. Mi ha preso già molto il libro e ho deciso di approfondire la situazione. Pur leggendo molto di questo materiale, diciamo è stato rivelatorio sotto alcuni aspetti anche per me. Mi porto la bellezza di vedere che si può fare formazione e si può parlare a delle persone che intuiscono che siamo in un momento di cambiamento in un modo meraviglioso come quello di Davide e di Enrico. E in più mi porto a casa la gioia di essere in questo posto meraviglioso con persone meravigliose che colgono questo cambiamento. Siamo ancora pochi, ma possiamo diventare veramente tantissimi e ti dico, sono felicissimo di questa esperienza. C'è una energia potentissima, la sto sentendo. Sì. Come la senti? La sento. Sono venuta qui perché voi parlate della mia vita e parlate al mio cuore in una maniera in cui non era mai capitato prima. Penso che veramente da questa cosa possa venirne un beneficio per me a livello sia interiore che anche esteriore, cioè anche delle dritte per far andare meglio l'azienda, per aprire dei nuovi rami d'azienda, perché no? Cioè interiore ed esteriore si devono combinare assieme. Posso dire che il metodo che ci
stanno insegnando Davide ed Enrico funziona. Io l'ho provato sulla mia pelle, anche già compilando il diario tutti i giorni, ho visto dei miglioramenti, sono più consapevole di me stessa. Magia, oggi è tutta una magia, un sacco di sorprese, hanno questa capacità di rendere tutto più fluido, probabilmente più naturale, più semplice. Bello. Prima mattina, il primissimo giorno, fantastico, scelta migliore non fu mai fatta. Qui non si parla di fuffa, si parla di fatti. Sono qui perché vorrei cambiare dimensione a quello che faccio, quindi passare da una dimensione più artigianale a un'azienda carnica. Quindi sono tutte informazioni preziosissime per la mia crescita futura. Stavo dicendo che l'acquisto di questo weekend, compulsivo, non me ne pento per niente, è uno dei migliori regali che mi sono fatto. Hanno proprio dato il prodotto che penso tutti noi cerchiamo, gente che ha voglia di mettersi in gioco, gente che ha voglia di magari avere dei valori, una mentalità diversa, un modo di fare diverso, e è stato un regalo fondamentalmente, quindi grazie davvero. Un'esperienza veramente indimenticabile questa mia. È stato fin dall'inizio un colpo di fulmine come li ho visti questi due ragazzi. Sono due visionari, Davide mi fa morire e Enrico lo trovo una persona estremamente bella, positiva. Poi la loro ideologia è qualcosa, è una corrente artistica più che una corrente di pensiero. Grazie ragazzi. Com'è? Grazie a te, come sono stati questi tre giorni? Sono stati una botta di vita, sono stati emozionanti, sono stati come potevo e non potevo immaginarmeli, sono stati pieni e adesso si va a colmare i vuoti. Cioè una sorta di gratitudine infinita quando due ragazzi come loro sanno fare questo e io veramente vibro la stessa sensazione, le stesse convinzioni con loro, cioè mi sembra di imparare felicissimo. Raramente ho visto tante persone tutte insieme della provenienza più diversa andare a fondo di se stessi, mettercela tutta, mettersi in gioco. Grazie Davide, grazie Enrico, avete cambiato la vita di tante persone e questo giustifica il vostro buon karma. Chuck, si gira, azione.